Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a fare la price prediction di Chronos Crow, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Mi raccomando ragazzi, lasciate anche e soprattutto un commento di quale cripto volete che prossimamente vado a trattare. Ripeto, attualmente Chris vi parlerà di Chronos Crow. Però arriveranno anche ulteriori video. Allora, che cosa sarebbe la price prediction? Ve lo dico in italiano. Sarebbe la previsione dei prezzi. Quindi vediamo e andiamo soprattutto a leggere e fare matching con diverse criptovalute, così da capire quale sarà il futuro prezzo di questa mina vagante. Perché mina? Perché è a un prezzo veramente basso. 10 centesimi, ragazzi, veramente bassissimo. Nel suo all time high, praticamente, se lo andiamo a vedere, c'è stato comunque il suo prezzo massimo sarebbe stato di 90 centesimi. Infatti, eccolo qui, stiamo parlando però di quasi un annetto fa, ok, che era arrivata a 79 centesimi e ovviamente ragazzi in questo caso andremo a vedere più che altro il suo futuro prezzo. Ripeto, partner ufficiale del mondiale in Qatar e soprattutto ragazzi sta avvenendo un gran bel aggiornamento soprattutto sulla sua piattaforma, ma in questo caso ve ne parlerò più che altro in un altro video, ok? Andiamo a vedere la price prediction. Ripeto, attualmente 10 centesimi, capitalizzazione di mercato veramente bassa. Andremo più che altro prima a vedere quale potrà essere il suo futuro prezzo, ok, di mese. Praticamente ogni mese ci sarà un prezzo minimo e un prezzo massimo. E poi alla fine, ovviamente, vi dico secondo me quale prezzo potrà arrivare. Iniziamo direttamente qui, gennaio 2023, ok, quindi iniziamo soprattutto dal 2023. Il prezzo più basso può essere 85 centesimi di dollaro, il prezzo medio 0,92, mentre il prezzo più alto 0,98. Molto probabilmente fanno affidamento per quanto riguarda Cronos, ok, di quello che potrà fare. Ripeto, dicembre e novembre potranno essere soprattutto il suo mese, okay? Perché comunque ci saranno veramente degli aggiornamenti incredibili e soprattutto la FIFA World Cup, quindi veramente niente, niente male. Però continuiamo, c'è febbraio 2023 che praticamente ci dice che il prezzo più basso può essere 87 centesimi, mentre 0,94 medio è il prezzo più alto 1 dollaro. Però ripeto, in questo caso siamo in un bear market, ok? Se ci sarà un bull market, ripeto, questi prezzi potranno essere veramente ottimi, ok? Saranno possibili, ripeto, attualmente siamo in bear market. Continuiamo, marzo 2023, prezzo basso 89 centesimi, mentre il prezzo medio 96 è il prezzo più alto di 1 dollaro e 3. Quindi veramente, veramente niente male per quanto riguarda comunque il futuro di questo token, che già può fare veramente un aumento incredibile. Ok, ricordiamoci che costa attualmente 10 centesimi. Ma continuiamo con aprile. Prezzo più basso 91 centesimi, prezzo medio 98 centesimi, ma il prezzo più alto che non dobbiamo sottovalutare 1 dollaro e 6. Quindi diciamo si sta creando comunque una bella base solida, ok? Diciamo questa bella media. Vedremo comunque dove potrà arrivare. Maggio 2023, 1 dollaro per quanto riguarda il prezzo medio, prezzo più basso 94 centesimi. È il prezzo più alto 1 dollaro e 8 centesimi, quindi ripeto, niente male, niente, ma niente male per quanto riguarda il futuro 2023 di questo token, sperando che sia così. Giugno 2023, 96 centesimi, prezzo più basso, il prezzo medio
1,03 dollari, mentre il prezzo più alto, in questo caso stiamo parlando di 1,11 dollari. Continuiamo con luglio 2023, prezzo più basso 98 centesimi, prezzo medio 1,06 dollari e prezzo più alto 1,13. Agosto 2023, vediamo, prezzo più basso 1 dollaro, prezzo medio 1,08 dollari e prezzo più alto 1,15 dollari. Quindi vediamo comunque che mantiene sempre questa base. Qui continua però con settembre, ok, vediamo il prezzo più basso 1,02 dollari, il prezzo medio 1,10 dollari e il prezzo più alto 1,18 dollari. Ottobre 2023, 1,04 dollari, basso, medio invece 1,12 dollari, il prezzo più alto 1,20 dollari. Novembre, il prezzo più basso 1,06 dollari, il prezzo più alto invece 1,22 dollari, ma il prezzo medio, ragazzi, 1,14 dollari. Mentre siamo giunti a dicembre, il prezzo più basso 1,09 dollari, il prezzo medio 1,17 dollari, il prezzo più alto 1,25 dollari. Quindi in questo caso vediamo soprattutto che potrà essere soprattutto un bel aumento, ok, quindi veramente niente male il futuro di Kronos Crow. Ma ora vi faccio vedere, secondo me, il prezzo, ovviamente futuro, ripeto, può essere anche 2024, 2025, 2026, lungo termine il mio, ok? Secondo me, in questo caso, ripeto, il token può arrivare, ripeto, ai livelli, quindi confrontiamo la capitalizzazione di BNB, e ovviamente BNB attualmente con la circolazione, le monete di Crow, la capitalizzazione BNB, Crow può arrivare a 1,82 dollari. Questo, ripeto, sempre ed esclusivamente lungo termine. Poi ripeto, ci sono dei vari burn, ci sono delle notizie che comunque vanno bene, quindi molto probabilmente questo prezzo futuro, anche se non sarà comunque la capitalizzazione identica, ma soprattutto grazie al burn dei token, secondo me Kronos Crow può veramente regalarci delle gioie. Ripeto, non sono un consulente finanziario, quindi quello che dico non è legge. Se volete investire soprattutto in Kronos Crow, dovete fare le vostre analisi. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi soprattutto al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Chris vi saluta e ci vediamo domani con un prossimo video.